Il legame tra la vita e la morte a Napoli ha sempre avuto forme complicate ed anche quando un evento non accade in questa città trova il modo di avverarsi come se solo qui certe cose avessero un senso. Questo era il regno dei morti, quindi dalla porta San Gennaro, attraverso la quale si usciva dalle mura della città e si accedeva al regno dei morti, ipogei greci prima, catacombe paleocristiane dopo, fino alle famose capuzzelle, no? Le anime del purgatorio. Questa è la storia di un quartiere antichissimo e di un quadro prodigioso che racconta una conversione speciale e di un'ampolla che custodisce il sangue del santo patrono di Napoli, la terza reliquia di San Gennaro. Nel cuore di Rione Sanità, nella piazza di Borgo Vergini, oggi scopriremo insieme, nella nuova puntata dell'Altra Campania, la grande bellezza del complesso vincenziano, dove sono davvero tante le storie e i tesori da scoprire. Tutto avviene grazie all'infaticabile impegno dell'associazione Getta la Rete, che è riuscita a riportare alla luce tanta storia, tante leggende, tanti tesori di questo complesso. Insieme scopriremo la terza ampolla di Napoli con il sangue di San Gennaro, il santo patrono della città, ma non solo. Vi faremo scoprire anche la magia e il mistero del quadro dell'anima dannata. Questo è un luogo particolarissimo perché raccoglie la spiritualità dei secoli, per come sicuramente più, diciamo, nel tempo si è percepita la bellezza, la potenza della spiritualità, cioè attraverso le reliquie. I missionari vincenziani sono stati sempre molto legati nel tempo a questa tradizione. In particolare abbiamo qui due reliquiari più antichi che furono donati proprio dal cardinale Innico Caracciolo, tra l'altro a un anno dalla morte del primo superiore, padre Cosimo Galilei. Questi sono due corpi integri di santi martiri. Da qui nasce un po' questa collezione sacra che i missionari nel tempo hanno realizzato, non certamente a uso interno, ma anzi come strumento di evangelizzazione. Un po' mostrando queste reliquie durante le feste, durante le missioni al popolo, i missionari esortavano gli ascoltatori non a morire come loro, ma a vivere come loro. E tra queste ce n'è una particolarmente famosa. Non tutti sanno che qui c'è la reliquia di San Gennaro. Sì, in realtà non lo sapevamo neanche noi quando siamo arrivate in questa piccola cappella, chiamate dai padri vincenziani per sistemarla. Proprio sistemando questi materiali abbiamo trovato all'improvviso una autentica vescovile. Si tratta di un documento che certifica la presenza di un reliquiario e sul quale c'era scritto sangue del vescovo e martire Gennaro. Subito ci siamo attivate a cercare di capire dove fosse questa reliquia, l'abbiamo trovata vicinissima, ve la mostro. Si tratta di una particolare realizzazione in una goccia di vetro, come si usava anticamente, che capeggia su questo tronetto dorato in questa struttura d'argento.
Ecco, lì il sangue l'abbiamo trovato in quel momento in stato di liquefazione. L'autentica è il foglio che vedete accanto. Naturalmente la scoperta è stata particolare per noi come emozione. Abbiamo subito chiamato gli esperti di casa, il padre latinista, eccetera, e quindi abbiamo effettivamente verificato che si trattava della terza ampolla del sangue di San Gennaro. L'autentica vescovile è datata a 1793. E noi sappiamo che precedentemente, nel 1759, Carlo di Borbone, divenuto re di Spagna, deve lasciare Napoli e leggenda vuole che vada al Duomo per portare con sé un po' di sangue di San Gennaro. E evidentemente questo sangue, un po' come si usava nell'antichità, questo scambio di doni di reliquie, una volta giunto a Madrid sarà arrivato anche nella diocesi di Ferentino, di cui il vescovo poi firma l'autentica, datandola appunto 1793, e la dona evidentemente a un missionario vincenziano. Questo missionario sarà arrivato qui a Napoli, la grande città del sud, dove ha custodito il segreto di questa ampolla, finché un giorno non è stata trovata proprio da noi dell'associazione come tesoro in mezzo a questi tesori. Giovanna, la terza ampolla col sangue di San Gennaro, la magia, la storia, l'ipogeo, insomma davvero un complesso, quello vincenziano a Borgo Vergini, che racconta tantissimo, ma c'è un'altra particolarità, il quadro dell'anima dannata. Esattamente, qui abbiamo il quadro dell'anima dannata che è legata ad una storia, diremo leggendaria, perché è un quadro che viene qui a Napoli all'inizio del Settecento e porta con sé questa storia. A Firenze c'era un giovane di buona famiglia, che si innamorò di una donna sposata, una donna più grande, quindi ecco, fu uno scandalo per l'epoca questo tipo di situazione. E chiaramente questo amore era contrastato dalla famiglia del giovane fiorentino. A un certo punto la storia va avanti, poi succede un fatto, la donna muore improvvisamente. E quindi cosa accade in questi casi? Che l'innamorato soffre, quindi diciamo che passò un periodo di grande tristezza e potremmo definire oggi con le nostre parole un periodo di depressione. E cosa si faceva all'epoca quando succedevano queste cose? Non c'erano i psicologi, non c'erano le terapie di questo genere, c'erano invece dei periodi di tranquillità e di riflessione da trascorrere nei conventi e nei monasteri. In questo caso la famiglia del giovane venne in mente di mandare appunto il povero innamorato nella casa della missione di Firenze, dei missionari vincenziani, che anche lì, ecco, all'inizio del Settecento erano molto forti con la loro evangelizzazione. Quindi lui andò lì, trascorse un periodo in questa casa facendo gli esercizi spirituali e doveva fare semplicemente le stesse cose con gli stessi orari dei padri vincenziani. Quindi a un certo punto arrivò anche l'ora della cena e si racconta che appunto un giorno il padre superiore, aspettando tutti nel refettorio, vedeva che questo giovane non arrivava. E a un certo punto quindi si pensò di andare anche davanti alla sua stanza a bussare senza ricevere nessuna risposta, quindi si pensò di forzare la porta e trovarono il giovane disteso a terra in una coltre di fumo, quindi la stanza riempita da un certo fumo e c'era anche questo odore di bruciato nella stanza c'era un quadro che era questo, con un inginocchiatoio di legno sotto, un quadro appeso appunto che era questo, e il giovane quando si riprese raccontò subito che lui si stava preparando per andare nel refettorio, ma a un certo punto comparve davanti ai suoi occhi una figura infiammata, quindi una figura circondata dalle fiamme dell'inferno, potremmo dire, che appunto lo esortava a cambiare vita. Lui non voleva credere a questa apparizione e questa anima dannata si fece riconoscere e disse: io sono la tua donna e ti esorto a cambiare vita, convertiti, non fare come me. E quindi ecco, lui
chiaramente capì che era una cosa, come dire, abbastanza vera, questa è la leggenda, il racconto, e lei, per accertare ancora di più la sua presenza, mise le mani su questo quadro, bruciando appunto la parte bassa di questo crocifisso e inginocchiandosi anche, quindi lasciando anche il segno sull'inginocchiatoio che è rimasto a Firenze. Questo quadro fu poi preso dal padre superiore di Vincenziano di Firenze, e quando divenne superiore a Napoli, quando dovette trasferirsi qui nella casa meridionale dei Vincenziani, se lo portò e divenne un oggetto per gli esercizi spirituali importantissimo. Pensate che anche Sant'Alfonso Maria dei Liguori, davanti a questo quadro, si convertì. Il riferimento con Giovanna è stato a Sant'Alfonso dei Liguori, protettore degli avvocati, mi dicevi. Sì, protettore degli avvocati. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che abbandonò la toga d'avvocato per abbracciare completamente la fede, e proprio qui, in questo complesso dei padri vincenziani, che svolgeva i suoi esercizi spirituali. E non dimentichiamo che Sant'Alfonso Maria dei Liguori è stato poi l'autore della celeberrima canzone Canto, tu scendi dalle stelle, o meglio, quando nascet ninna. Pare abbia composto proprio qui. Pare sia stato composto proprio qui. Abbia trovato la maggiore ispirazione proprio per comporre questo bellissimo canto in napoletano. Nella chiesa di San Vincenzo dei Paoli a Borgo Vergini, un luogo pieno davvero non soltanto di fede popolare, ma anche di magia, mistero e soprattutto tanta bellezza. Eh sì, tanta bellezza. Infatti ci troviamo nella chiesa di San Vincenzo dei Paoli, detta anche chiesa della missione, che rappresenta uno degli esempi più felici dell'architettura e dell'arte di Luigi Vanvitelli, il grande Vanvitelli, colui che ha costruito la Reggia di Caserta. Stiamo parlando di un personaggio chiaramente della storia dell'arte e dell'architettura che ha fatto scuola, tant'è vero anche questa chiesa in particolare ha fatto scuola anche per tutte quelle appunto costruzioni ecclesiastiche e religiose successive che hanno appunto preso a modello questa chiesa illuminata dall'alto, meravigliosamente riuscita, visto che chiaramente siamo in un luogo dove le finestre non ci sono, perché abbiamo praticamente delle strutture ai lati che non permettevano all'epoca di creare appunto un'illuminazione adeguata. E chi risolve questo problema? Il nostro Luigi Vanvitelli. Il Chiarini chiamò questa cupola come la più illuminata della città di Napoli. Qual è la grande magia di questa chiesa, di questo complesso? La grande magia di questo complesso la possiamo anche sintetizzare in una parola, lo scoprire la dimensione della fede attraverso proprio le azioni sia dei religiosi, dei missionari, ma sia anche da parte di chi seguiva questa congregazione, che ha aperto proprio le porte del cuore, dello spirito, a quel senso grande della carità che tanto mancava in una certa epoca. Siamo in uno dei luoghi di maggiore suggestione di Borgo Vergini, cuore di Rione Sanità, nella chiesa di San Vincenzo dei Paoli, uno dei complessi di riferimento dedicati al santo proprio in tutto il sud Italia. Sì, siamo nella chiesa della missione intitolata a San Vincenzo dei Paoli, il fondatore dei missionari vincenziani. Vincenzo dei Paoli, un uomo che è vissuto nel XVII secolo. Vincenzo dei Paoli non è stato l'uomo delle visioni, è stato l'uomo degli incontri. Vincenzo dei Paoli, il 25 gennaio del 1617, ha incontrato un povero contadino affamato di Vangelo, affamato di misericordia. Da qui la grande intuizione di Vincenzo dei Paoli di radunare un gruppo di uomini, i missionari vincenziani, per la missione al popolo, per l'evangelizzazione. E ancora il 20 agosto del 1617, quando Vincenzo dei Paoli a Châtillon-les-Dombes ascolta la fame di pane,
e raduna un gruppo di 12 donne proprio per organizzare la carità. Quindi il carisma di San Vincenzo de Paoli può essere racchiuso da queste due parole. E noi missionari vincenziani siamo qui a Napoli, in questo borgo dei Vergini, dal 1668. La parola di San Vincenzo de Paoli, l'attualità in uno dei rioni maggiormente popolari della città di Napoli. Cosa significa essere un vincenziano oggi, quindi un missionario, insomma, dell'incontro, come dicevi nella tua intervista, in questo particolare rione che proprio in questi anni sta vivendo una nuova luce? Sì, come nel XVII secolo, il messaggio di Vincenzo de Paoli è ancora oggi attuale e noi in questo quartiere meraviglioso e allo stesso tempo problematico siamo attenti, ci impegniamo all'ascolto delle esigenze e delle emergenze. Quindi ancora oggi viviamo l'esperienza della missione attraverso la predicazione e l'esperienza della carità, ascoltando chi è nel bisogno e servendo chi è nel bisogno. Il complesso dei Vincenziani nasce sui resti del convento trecentesco dei Padri Crociferi, ordine ospedaliero di origine medievale, le cui vestigia sono ancora riconoscibili nell'antica cripta. Un salto di quota: dalla sacrestia abbiamo avuto accesso a quelli che sono gli ambienti ipogei, ma se parliamo dei Vincenziani, Giovanna, non possiamo non parlare dei Crociferi. Ci troviamo di fronte, alle mie spalle, qui alla muratura dell'antico convento dei Crociferi, un ordine medievale che era presente nel Borgo dei Vergini già dal 1300. E abbiamo la testimonianza, appunto, delle murature, della parte che, appunto, di 15 metri di muratura che è sotto la cripta, è sotto la zona della chiesa, insieme anche alla parte settecentesca dove ci troviamo. Chi erano i Crociferi, Giovanna? I Crociferi erano un ordine ospedaliero, perché dobbiamo capire che, appunto, in questa zona in particolare c'è stato un fiorire di ordini ospedalieri e di ospedali, perché era, appunto, l'area fuori le mura, un'area più, appunto, salubre, con un'area più pulita, e quindi, ecco, qui si concentravano in questa zona i luoghi del benessere sanitario. Tant'è vero, appunto, deriverebbe anche da questa motivazione il rione Sanità. Ci troviamo nella cripta sempre rustica, quindi la parte più, come dire, antica dell'ipogeo dei Vincenziani, e abbiamo la testimonianza della lava dei Vergini che probabilmente nel 1566, proprio quella del 500, ha ricoperto questa zona. E abbiamo uno sperone, vedete, abbiamo anche una parte praticamente dove c'è un tufello, quindi un grosso blocco di marmo che è stato trascinato a valle insieme ad altri detriti, e poi abbiamo anche altre parti, anche quella parete in realtà è una parete di lava, è una lava antichissima. Ecco, le lave antichissime di Napoli, questo detto che ci dà proprio l'idea della potenza di queste colate. Si dice, quando una persona è così forte, irruente, come dire, è troppo espansiva, mi pare proprio la lava di Vergine, sei irrefrenabile, non ti puoi frenare. Di menti superiore, nel 2016 intuisci subito che in questo complesso c'è tanto da fare, c'è tanto da codificare, tanto da esplorare. Sì, giunto in questa casa come superiore mi sono reso conto della preziosità. La nostra casa, il nostro complesso monumentale è una perla nascosta, non poteva rimanere tale. E allora ho affidato all'Associazione Culturale Getta la Rete lo studio e la valorizzazione di questo bellissimo complesso. Ecco, quindi grazie all'Associazione Culturale Getta la Rete per aver rivalorizzato questo bellissimo complesso monumentale. Quindi grazie a questa associazione tanti sono stati i visitatori che in questi anni hanno visitato e hanno apprezzato, hanno conosciuto questa nostra preziosità. Il primo missionario vincenziano ad arrivare a Napoli fu Cosimo Galilei, nipote diretto di Galileo Galilei. Senza padre Cosimo Galilei non avremmo avuto il complesso monumentale vincenziano, perché è lui il primo missionario vincenziano che arriva qui a Napoli da Roma nel 1668. E padre Cosimo è famoso in qualche modo, almeno tra di noi, per una cosa in particolare, quella di essere il nipote diretto di Galileo Galilei. Come si può vedere anche dall'albero genealogico,
Cosimo è il figlio più piccolo, quindi, del figlio di Galileo Galilei, e c'è una particolarità. È lui il custode delle carte inedite del nonno. Diventa quindi prete della missione, e porta con sé queste carte. Le porta qui a Napoli. Carte riservate, carte non ancora pubblicate. Carte che attiravano molto l'attenzione non solo della gente, diciamo, di scienza che conosceva questa vicenda, ma soprattutto dell'ultimo discepolo di Galileo Galilei, Vincenzo Viviani, il quale insistentemente chiede a Cosimo di poter consultare queste carte. C'è una particolarità che noi abbiamo, diciamo, trovato nel carteggio di Cosimo Galilei, ed è proprio questa lettera che abbiamo poi pubblicato, nella quale Cosimo sta rispondendo al Viviani, che gli chiede di risolvere una questione per la quale era necessario consultare le carte inedite. Ebbene, in questa lettera Cosimo dice che ormai è dedito esclusivamente alla missione, ha dimenticato tutto quello che riguarda il Galileo, lo chiama così, e quindi non può essergli d'aiuto. Però nell'ultima pagina della lettera disegna la soluzione. Questo ci dice il dramma di un uomo, diciamo così, lacerato tra due grandi amori, quello della scienza, con le scoperte che apportavano a contestare in qualche modo alcune certezze granitiche della Chiesa del tempo, e poi la sua passione per il Vangelo, la sua passione per Cristo, quindi la sua vocazione. E Cosimo morirà purtroppo molto giovane per la tisi, malattia legata anche alla sua attività di predicatore instancabile nelle campagne napoletane, e poco prima di morire, consapevole di essere ormai arrivato alla fine, torna a Roma dove aveva il carteggio più numeroso e prende tutte le carte, le strappa e le brucia. Però una leggenda di questa casa vuole che alcune di queste carte portate qui in questa casa erano invece state custodite e sono ancora in attesa che qualcuno le scopra. Presidente, un piccolo salto di quota di qualche pochissimi metri e siamo nella cripta di Sant'Elia. Sì, questa cripta ha una particolarità. Intanto è stato l'unico luogo, diciamo, ipogeo che è stato anche dedito al culto. E poi custodisce le spoglie mortali della duchessa di Sant'Elia, che è stata una grande benefattrice dei padri vincenziani. Quindi qui c'è però una particolarità. Quando noi siamo giunti in questo luogo come associazione, abbiamo iniziato un po' a cercare di poter vedere cosa c'era dietro la lapide che si trovava in questo punto, la lapide che appunto riportava il nome della duchessa. La sorpresa è stata grande quando, aprendo questa lapide, ci abbiamo trovato due teche e non una come ci immaginavamo appunto di trovare. Abbiamo trovato quindi i resti mortali della duchessa di Sant'Elia, però con grande stupore abbiamo trovato anche un'altra teca che raccoglieva i resti mortali del dottore Domenico Cotugno. Era stato sepolto qui grazie all'intervento della moglie, che appunto era una baronessa, e aveva chiesto che fosse sepolto anche lui sotto la chiesa di San Vincenzo. Thank you.